È possibile creare una fotografia a impatto zero? Beh, ecco un esempio. Innanzitutto si esce in bicicletta, non si inquina e si fa anche un po' di moto. Si va per strade di campagna, dove si sta più tranquilli e dove c'è molta vegetazione lungo i bordi. Per esempio, vi cresce il sambuco. Durante la bella stagione il sambuco è ricchissimo di bellissime bacche rosse che si possono raccogliere. Una volta a casa, le bacche vengono preparate. Ecco la nostra bella busta, si prendono dei contenitori e si sgranano con delicatezza. I frutti, i singoli frutti all'interno appunto di uno di questi contenitori, prestando molta attenzione al fatto che il succo è appunto un colorante molto potente. D'altronde è quello che ci interessa, come vedremo. Una volta sgranati tutti i frutti, li si schiaccia in modo da estrarne il succo. Ci si può aiutare aggiungendo un po' di acqua o anche volendo un po' di alcol. A questo punto occorre filtrare il risultato per separare il succo dalle bucce e dai semi. Se il risultato è troppo denso, si può aggiungere ulteriore acqua o alcol. Ed ecco pronta la nostra emulsione sensibile, totalmente naturale, atossica e di un bel color violetto, niente male. Si prende un foglio di carta da acquerello e con delicatezza si stende la nostra emulsione sul foglio, incrociando il verso del pennello. Il colore dell'emulsione cambia a seconda della tipologia di carta. Da una busta come quella che abbiamo visto di bacche, guardate quanti fogli sensibilizzati si possono ottenere. Non male. Si compone, diciamo, la nostra foto con foglie o altri oggetti volendo e si espone il tutto al sole per giorni. E questo è il risultato finale. Come vedete, il colore della foto, anzi del fotogramma per essere più precisi, cambia a seconda dell'emulsione. Abbiamo visto come si prepara quella con sambuco, ma si possono utilizzare petali di fiori o altro. D'altronde il procedimento si chiama antotipia proprio per questo.